Questo video è proprio in tempo reale, se è sabato, sabato 10, l'esame c'è il 12. Allora, per quanto riguarda come sono messo, io mi sono fatto, lo ricordate, non so se avevo fatto vedere i tre piccoli libri che avevo, piccoli libri riviste. C'era questo qui piccolissimo, fatto, e sarà il secondo che ho fatto, questo è il primo che ho fatto, come penso... l'ho detto nella copertina, cioè, vabbè, comunque l'ho fatto. E poi ieri mi sono finito questo, cioè l'ho fatto l'altro ieri, quindi giovedì l'ho cominciato. Cioè, c'erano tipo 5 capitoli in tutto, ne ho fatti 4 giovedì, ieri ne ho fatto uno. E credo che ieri sono tornato qui, in questa stanza, in questa città. Durante le 2 ore di autobus mi sono ripetuto Ai Weiwei e Banksy, quindi questi due. Dovrei ripetermi anche Cattelan e anche un'altra persona, un altro piccolo libro, rivista, articoli, non lo so, che è di Damien Hirst, non so come si dice, si dica, vabbè. Però diciamo che... C'è un articolo fatto da 50 pagine. Ah, la prof ci ha dato 3 dispense, tra cui una che riguarda un'opera fatta in NFT, dove ci sono 5 pagine, facilissimo, l'ho fatto subito. È anche molto semplice il contenuto, quindi ancora di più. Poi altre slide, dovrebbe essere all'incirca 30 o 50, non ricordo adesso, però sono opere e spiegazioni di opere, quindi... La memoria visiva va molto, però devo ripassarmela perché l'ho ripetuto solamente una volta quando l'ho studiato, quindi tipo mercoledì se non sbaglio. E poi c'è un'altra dispensa di 50 pagine dove sì, ci sono molte immagini, però il problema è che ci sono tante pagine senza immagini. Beh sì, ok, è scritto anche grande, il problema è che è scritto male, non si capisce molto, sono tanti articoli di quello che ho capito messi insieme. È abbastanza un macello comprendere tutto e fare qualcosa. Oddio, è fattibile, però di metterci il triplo del tempo, o comunque di quello che ho sperimentato io. Anche perché non dice le cose in modo chiaro come la maggior parte degli studenti vuole, cioè la maggior parte degli studenti penso voglia, come me, uno studente medio, voglia vedere qua in questa riga. In questa riga, ok, questa è un'opera. Cosa fa l'opera e qual è il significato? È quello più intrinseco, no? Io infatti devo provare a farlo, però sono consapevole che mi mancano all'incirca quasi o più di 50 artisti, quindi gli anni 90 e gli anni 2000. Infatti oggi comincio e spero di farmi minimo gli anni 90 e devo ripassarmi tutti gli artisti degli anni precedenti. Quindi Hirst o Hearst, non so quanto me lo farò, ma mi dispiace perché è un problema sicuramente. Devo capire cosa dire quando, se mi chiede per caso parlami di Damien Hirst, almeno gli dico qualcosa. Posso al massimo cominciare cioè, parlando un po' di qualcosa di generico e poi mandandomi proprio, cioè, me stesso subito verso le opere che... È la cosa, tra virgolette, più semplice, anche se a ricordarsi il titolo dell'opera è un po' difficile. Cioè, la parte più importante di quell'artista la sto saltando. È una cosa stupida che sto facendo, forse, anzi no, probabilmente devo farla. Però vorrei concentrarmi prima sugli artisti, che... Ok, sono 50, me ne chiederà tipo uno, massimo due, tre, cioè, assolutamente. Però quelli che mi chiedevo saperli, quindi... Spero che quando andrò lunedì all'università non mi bloccherò come l'altra volta, non mi ricordo se l'ho detto in un video, penso di sì. Cioè, non mi bloccherò nel senso in strada, assolutamente, non interrompere nel senso quando si parla, eh. Attenzione. Mi dispiace perché c'erano i video pool di Scaramouche, di Vagabondo, però non l'ho fatto, non l'ho editato. Probabilmente lo farò lunedì, per mercoledì circa, non lo so. Vedrò. Allora, ci vediamo possibilmente domani, sicuro. Domani.